Il linfoma follicolare in realtà è una patologia abbastanza frequente tra i linfomi. Voi sapete che i linfomi rappresentano il 3% circa di tutte le neoplasie. In particolare il follicolare ha una incidenza che va dal 25 al 30% di tutti i linfomi non Hodgkin. È chiamato così proprio per la sua caratteristica di crescita. Quando l'istologo esamina il linfonodo affetto da linfoma follicolare, vede che ci sono delle formazioni nodulari che ricalcano un po' quelli che sono i follicoli che sono normalmente presenti nei linfonodi e che sono, diciamo, la parte più nobile del sistema immunitario, la sede in cui avviene la specializzazione da parte dei linfociti B, che sono quelle cellule, quella categoria di globuli bianchi che sono responsabili della risposta anticorpale e vengono a specializzarsi nella maniera più sofisticata possibile, in maniera da riconoscere gli antigeni, quindi le cellule nocive, i batteri o a tutte le altre sostanze che possono invadere l'organismo in maniera più specifica possibile. Già, diciamo, questo meccanismo di riconoscimento, vedo che non si vede bene, quindi se vogliamo sistemare un po' questo meccanismo di riconoscimento, comincia a precisarsi, a rendersi più efficace a livello del midollo, dove appunto avviene la maturazione dei linfociti B. Le cellule che si trovano nel midollo, i linfociti B del midollo, derivano, come sappiamo, dalla cellula staminale, che poi dà origine a tutte le cellule ematiche. Ma in particolare, per quanto riguarda i linfociti immaturi si trovano a livello del midollo osseo, e poi nella fase finale della maturazione, quando ancora si chiamano cellule B immature, ma hanno acquisito già una particolare caratteristica, quella di avere un riarrangiamento che li porta ad avere un recettore sulla superficie che è in grado di riconoscere gli antigeni, migrano verso gli organi linfoidi secondari. E tra questi organi linfoidi, ovviamente il linfonodo è quello più importante, assieme alla milza. E migrano proprio in queste aree, in queste piccole formazioni che vediamo, che sono i follicoli, che qua sono rappresentati fisiologicamente nella parte esterna del linfonodo, noi la chiamiamo area corticale, e questi follicoli sono la sede dei linfociti B quando ancora non hanno conosciuto l'antigeno, in questo caso si chiamano follicoli primari. Quando invece riconoscono gli antigeni che entrano nell'organismo dall'esterno attraverso il flusso linfatico o anche ematico, questi follicoli si trasformano in follicoli secondari, al centro dei quali c'è un cosiddetto centro germinativo, che è proprio la sede in cui i linfociti che prima erano in grado già di riconoscere l'antigene, ma lo riconoscevano in maniera piuttosto indistinta, come un soggetto che abbia la miopia, quindi non li conosce in maniera dettagliata, poi sono sottoposti a un ulteriore raffinamento di questa capacità e lo riconoscono in maniera molto più distinta, molto più dettagliata, più precisa. E poi queste cellule, dopo aver riconosciuto, quindi aver creato come un archivio che riconosce gli antigeni e quindi tutte le sostanze strane all'organismo, un grande archivio che dura per tutta la vita, si differenziano poi i linfociti della memoria, che sono in grado poi di riconoscere l'antigeno quando vengono a contatto la seconda volta a dare un'immediata risposta anticorpale. Questo fa capire perché questo centro germinativo è spesso sede, la sede più frequente di trasformazione linfomatosa, perché qui avviene una riproduzione, una proliferazione molto tumultuosa e tra l'altro poco controllata dal punto di vista regolatorio, perché il linfocite si deve differenziare in maniera molto attiva e quindi deve acquisire molteplici differenze dal punto di vista recettoriale. Avevamo detto l'incidenza è intorno al 25-30%, è pari quasi all'altra categoria di linfomi, che è più frequente, di cui si parlerà dopo, che è il linfoma a grandi cellule diffuso, e ha un'incidenza che è intorno a 2-3 casi per 100.000 abitanti, almeno così era nel secolo scorso, circa 50 anni fa. Adesso questa incidenza sembra tendere ad un incremento, si arriva fino a 5-7 casi per 100.000 abitanti e tende ad aumentare con l'età, quindi è una malattia più tipica dell'anziano, comunque dell'età matura adulta anziana.
Come si manifesta? Come per gli altri linfonodi abbiamo visto che si manifestano con ingrossamento dei linfonodi che possono essere visibili e palpabili se sono nelle sedi superficiali, quindi al collo, all'inguine, all'ascella, ma possono essere anche presenti in sedi profonde, quindi che non si vedono superficialmente ma si possono indagare e esplorare con gli esami dell'imaging, con la TAC, la risonanza e ovviamente anche con la PET. A volte si possono anche avere aumenti volumetrici della milza e del fegato, che sono anch'essi degli organi sedi di tessuto linfatico, e si associano a volte a dei sintomi che vengono classificati appunto come sintomi B, quali la febbre, la sudorazione notturna, la perdita di peso o il prurito, di cui già si è sentito parlare. Si può avere una ripercussione anche sul sangue, quindi a volte è possibile che il paziente abbia delle alterazioni dell'emocromo, quando soprattutto il linfoma interessa anche il midollo osseo, e quindi si può avere la cosiddetta citopenia, cioè si abbassano i valori sia dei globuli rossi che delle piastrine. Il numero dei globuli bianchi può essere variamente rappresentato, in alcuni casi può essere aumentato quando c'è la cosiddetta leucemizzazione, cioè questi linfociti che interessano anche il midollo poi vengono dismessi nel sangue periferico e quindi possono essere rilevati anche in un semplice banale striscio periferico. Ovviamente la biopsia è l'indagine fondamentale per poter porre una diagnosi di certezza e soprattutto per l'identificazione del tipo istologico appunto del linfoma follicolare, che consiste, come è stato detto, nella asportazione del linfonodo mediante un piccolo intervento chirurgico. Deve essere una biopsia che prende tutto il linfonodo. Questo consente di fare uno studio al microscopio e poi di studiare con una metodica che si chiama immunocitochimica gli antigeni che possono essere presenti sulle cellule o anche all'interno delle loro cellule. In genere si tende, come è stato detto, ad evitare la biopsia con ago, ma quando è necessario, perché magari la sede è poco accessibile, perché è profonda e non si può raggiungere chirurgicamente, si può utilizzare un ago di grosso calibro, mentre è assolutamente da evitare l'aspirazione con un ago sottile, perché non consente di valutare l'architettura e la morfologia del processo neoplastico. C'è un cosiddetto grading istologico che è stato ormai messo a punto da tanti anni e che divide questi linfonodi follicolari in tre gradi, indipendentemente dalla presenza o meno di cellule più mature che si chiamano centrociti o cellule meno mature o più proliferanti che si chiamano centroblasti, quindi dalla differente composizione, differente presenza in percentuale di queste due cellule si distinguono tre gradi, in particolare poi il grado terzo viene a sua volta distinto in un 3A e 3B, ma in realtà il 3B è considerato una malattia diversa che è molto più prossima al linfoma a grandi cellule che al linfoma follicolare, e come tale quindi viene trattato. Vedete già dalle immagini che anche così per un occhio profano si può vedere la differente composizione, la differente densità e il diverso colore che queste cellule assumono nel preparato istologico, secondo che si tratti di uno dei tre gradi di cui abbiamo parlato. Poi c'è un marker che è molecolare, che è tipico del linfoma follicolare, che nasce da una traslocazione cromosomica. Vedete che in questi due cromosomi, il 14 e il 18, c'è una traslocazione per cui una parte del cromosoma 14 viene a scambiarsi con una parte del cromosoma 18, e questo provoca una giustapposizione, si vengono a trovare vicini due geni che in genere sono lontani perché si trovano su due cromosomi diversi. Questi due geni, trovandosi vicini, consentono a un gene che si chiama BCL2 di essere più espresso rispetto alla norma, perché si trova ad essere stimolato nella sua produzione dalla parte dell'altro gene che ha una funzione, si dice, di enhancer, che stimola la produzione del BCL2. Siccome il BCL2 è implicato nei processi di blocco della morte cellulare programmata, la cosiddetta apoptosi, questa iperespressione del BCL2 alimenta, può avere un ruolo nell'insorgenza e anche nel mantenimento del processo neoplastico nella sua evoluzione. Dico che questa alterazione è importante, ma non è, si badi bene, né una situazione necessaria, perché c'è un certo numero di linfomi follicolari che non hanno questa traslocazione, si calcola intorno al 15-20%, e poi non è neanche sufficiente, perché ci sono dei soggetti normali che hanno questa traslocazione ma non hanno ancora, o comunque non hanno il linfoma, probabilmente non lo svilupperanno mai. E questo perché poi ci sono tantissimi altri meccanismi, mutazioni, di cui non parlo adesso perché sarebbe molto lungo, ma ci sono tantissime mutazioni che poi hanno un ruolo importante nella genesi e nella evoluzione della malattia.
Come decorre la malattia? Bisogna dire subito che si tratta di una malattia che viene classificata nei linfomi indolenti. Indolenti perché non hanno un decorso aggressivo e una progressione immediata e rapida che deve essere trattata immediatamente. Questa è una cosa che potrebbe anche sorprendere. Spesso quando si parla col paziente dice sì, c'è un linfoma follicolare, è abbastanza esteso, ma non deve essere curato, perché in una fase iniziale si è visto che è inutile intervenire con una terapia aggressiva, in quanto non si riesce in genere, con i mezzi che fino adesso abbiamo sempre avuto, non si riesce a eradicare del tutto. Quindi tipicamente si considera una malattia incurabile, ma questo non incurabile nel senso anglosassone, cioè nel senso che non si può guarire, ma questo non vuol dire che non si possa controllare bene e che al momento in cui diventa attiva non si possono mettere in atto tutta una serie di linee terapeutiche, soprattutto adesso completate e rese ancora più efficaci dai farmaci di cui si è sentito parlare, che possono addirittura tenere sotto controllo per molti decenni la malattia. C'è una fascia, una sottocategoria di questi linfomi follicolari che purtroppo ha un andamento più aggressivo, sono circa il 20%, 1 su 5, che ha la tendenza intanto a ricadere precocemente, entro i 2 anni. E questi devono essere trattati in maniera probabilmente più aggressiva e devono essere individuati in maniera biologica, anche se questo a tutt'oggi non è un processo che è stato portato a termine, ma gli sforzi scientifici e sperimentali sono volti proprio a individuare questi casi, che possono evolvere in maniera più aggressiva sempre come linfomi follicolari, e in altri casi invece possono addirittura trasformarsi in linfomi a grandi cellule, cioè linfomi aggressivi di per sé. C'è da dire che è un linfoma che viene trattato molto bene, viene curato molto bene, ma ha una tendenza a ricadere più volte, e la regola, almeno nel passato, è sempre stata quella che quando ricade, le ricadute, poi gli intervalli liberi dalla malattia sono sempre più brevi, quindi quando la ricaduta è molto avanzata, alla terza e alla quarta linea, poi tendono a ricadere sempre in maniera più ravvicinata. Questo in parte è stato rivoluzionato dal fatto che i nuovi farmaci possono addirittura indurre delle remissioni più lunghe rispetto alle prime remissioni, e anche il concetto stesso di incurabilità comincia ora a vacillare, perché ci sono delle lunghe sopravvivenze, e con l'avvento di queste nuove metodologie sperimentali ormai non sperimentali terapeutiche, si può anche pensare che questa famosa eradicazione possa essere anche alla portata del nostro bagaglio terapeutico. Cosa fare di fronte a un paziente che ha il sospetto, comunque in cui viene posta la diagnosi di linfoma follicolare? Le metodologie sono state già dette dai colleghi che mi hanno preceduto, sono sostanzialmente le stesse: la radiodiagnostica per immagini, gli esami ematochimici con particolare riferimento ad alcuni markers particolari, uno studio dell'aspetto virologico, perché la positività per epatite può raccomandare delle terapie di profilassi per la riaccensione dell'infezione dell'epatite, la valutazione del midollo osseo con un prelievo che si fa in anestesia dalla cresta iliaca, uno studio della funzionalità cardiaca. Questi sono gli indici prognostici che sono stati messi a punto negli anni, che sostanzialmente utilizzano alcuni parametri di laboratorio che ci consentono di dividere le curve di sopravvivenza in maniera molto netta e ci fanno capire fin dall'inizio qual è un po' la tendenza alla progressione e alla ricaduta della malattia. Ma al momento ancora non ci consentono di avere degli approcci terapeutici sostanzialmente diversi. Quali sono gli approcci? Dicevamo prima, lo scopo è quello di controllare il linfoma e migliorare soprattutto la qualità di vita, perché trattandosi di una storia lunga di malattia è importante anche valutare quali sono le ripercussioni della terapia sulla sua qualità di vita, e cercare di distruggere nel maggior numero possibile le cellule del linfoma, arrestarne la crescita e trattare tutti i sintomi che possono essere correlati e possono essere presenti dalla diagnosi o nel decorso della malattia. Gli approcci sostanzialmente devono essere personalizzati, perché ogni caso, ogni stadio, ogni situazione anche biologica deve essere affrontata con una maniera diversa, quindi è importante la personalizzazione della cura, e vorrei ribadire, enfatizzare il concetto che partecipare alle sperimentazioni cliniche è un aspetto fondamentale della gestione della malattia, perché garantisce al paziente di essere trattato nel modo migliore con le più avanzate metodiche, le più avanzate linee
linee guida e con i farmaci che a volte ancora non sono stati approvati, e quindi è necessario e molto utile inserirsi, partecipare alle sperimentazioni cliniche. Noi abbiamo partecipato per esempio a tutte queste sperimentazioni che hanno fatto un po' la storia dell'approccio della prima e delle linee successive del linfoma follicolare. Attualmente è in corso il FOL19, che è l'ultimo studio in corso e che si basa sostanzialmente su un approccio di immunochemioterapico come prima linea. Ovviamente nelle linee successive ci sono gli approcci di terapie di nuova introduzione, di cui è stato già detto. È importante la stadiazione sicuramente, ma definire una paziente al primo, al secondo stadio può voler dire che teoricamente con una radioterapia locoregionale il linfoma potrebbe essere anche sostanzialmente eradicato in maniera definitiva. Quando si parla già di uno stadio avanzato che non può essere compreso in un campo di radiazione, allora ci troviamo di fronte a un bivio: o alla vigile attesa, cioè quando non ci sono questi parametri che sono stati definiti, questi sono quelli degli italiani, ma ci sono sostanzialmente ricalcati anche in altre organizzazioni che si occupano di linfoma a livello internazionale, per esempio la presenza dei sintomi, la diffusione estesa, la presenza di balche, di malattia extranodale, perché il linfoma può anche interessare tessuti al di fuori dei linfonodi, versamenti, interessamenti di organo che vanno a comprometterne la funzione, segni di rapida progressione e così via. In questo caso bisogna cominciare la terapia. In questo caso il gold standard attuale, nonostante tutto quello che finora si è acquisito, è sempre l'associazione di chemioterapia e immunoterapia. Questo schema, diciamo, è ricalcato qui in questa schema, cioè l'approccio iniziale nel stadio 1-2, radioterapia che può essere anche associata per esempio all'utilizzo di un anticorpo monoclonale anti-CD20. Nel caso in cui la radicazione è avvenuta, il discorso è chiuso, si passa al follow up. Nel caso invece che si presenti fin dall'inizio, ci sia un passaggio da uno stadio 1-2 a uno stadio 2 balche, a un terzo, a un quarto, ma in una forma sintomatica, è preferibile la vigile attesa, cioè spiegare al paziente che deve stare in uno stretto follow up, ma che non c'è l'indicazione a fare una terapia, perché il bilancio tra tossicità della terapia e gli effetti benefici non è vantaggioso. Quando ci sono i segni di progressione si passa alla terapia di cui parlavamo prima, che sostanzialmente utilizza tutte queste cose di cui adesso accennerò brevemente, cioè la radioterapia, che però vale più per gli stadi iniziali. La chemioterapia, che in passato ha visto le combinazioni note dell'anticorpo monoclonale rituximab con vari schemi, CHOP, CVP, adesso non mi soffermo sul dettaglio di questi schemi, questi però recentemente, da alcuni anni, è emersa la possibilità di utilizzare una cosiddetta terapia chemo-free, che in questo caso è rappresentata dall'anticorpo monoclonale più l'allenalidomide, che è un immunomodulante, che si è visto che anche in prima linea può dare risposte analoghe agli schemi di immunochemioterapia. E poi il trapianto di cellule staminali autologhe, che si utilizza in genere dalle seconda linee in poi, soprattutto quando c'è una ricaduta precoce e il linfoma si presenta in maniera aggressiva. L'immunoterapia, che si associa alla chemioterapia, è rappresentata da anticorpi monoclonali che hanno come bersaglio delle molecole che sono specifiche presenti sulla superficie delle cellule. Un altro approccio è quello della radioimmunoterapia, che ha avuto degli spazi e ora ne ha sempre meno, vista la grande pletora di possibilità terapeutiche che ci sono. Era rappresentato da un coniugato dell'anticorpo monoclonale, che è responsabile della specificità, e di una sostanza radioattiva che in tal modo viene veicolata all'interno della cellula, sulla superficie della cellula. E quindi è una radioterapia mirata. E poi il trapianto di cellule staminali allogeniche, che io ho classificato qua nell'immunoterapia, in realtà è una situazione ibrida, perché utilizza sia la chemioterapia, che si usa come condizionamento ed è quindi comune anche al trapianto autologo, che l'effetto allogenico, l'effetto diciamo immunologico delle cellule allogeniche che vengono trapiantate, che provengono da un donatore diverso dal paziente, quindi hanno questo effetto di riconoscere le cellule tumorali come non self, non se stesse, non facenti parte dell'organismo, il cosiddetto graft versus leukemia, graft versus tumor.
Le fasi del trattamento sono sostanzialmente rapidamente. Sì, abbiamo un'induzione che è quella appunto che tende a ridurre il più possibile le dimensioni del tumore e con l'associazione con rituximab o obinutuzumab e il mantenimento che dopo il completamento dell'induzione che si fa per circa 2 anni con somministrazione dell'anticorpo monoclonale ogni 2 mesi. Dopo il raggiungimento della remissione completa, auspicabilmente ma anche parziale, si passa a delle visite di controllo, esami di laboratorio, esami strumentali, effetti indesiderati a lungo termine devono essere tenuti sotto controllo e anche partecipando agli studi clinici è possibile monitorare la malattia minima residua. Nel caso della recidiva abbiamo a disposizione, che si possa essere precoce o tardiva, tutta questa pletora di farmaci che, di cui ho già parlato, soprattutto non si vede più, ma tra questi di molti ho già parlato, a questi aggiungerei quelli i cosiddetti inibitori del PI3K, ma gli anticorpi bispecifici, soprattutto mosunetuzumab, glofitamab, di cui ha parlato il professore Carlo Stella, e le CAR-T che a breve entreranno nel nostro armamentario terapeutico. Quindi concludendo direi che una diagnosi di linfoma follicolare è una diagnosi che può lasciare il paziente abbastanza sereno, nel senso che nella maggior parte dei casi si tratta di una terapia con un andamento piuttosto tranquillo e che non è aggressivo e non preclude quindi la possibilità di ottenere, laddove è possibile, necessaria una terapia e mantenere una normale qualità di vita. Bisogna risolvere questi problemi che spesso affiorano nel paziente, l'ansia, la depressione, ma che sono comuni a tutte le diagnosi direi di neoplasia, di malattia neoplastica, e a la riduzione, diciamo il ridimensionamento di questi problemi nasce da un dialogo sempre più fiducioso e costruttivo con, soprattutto col personale sanitario, ma anche a volte con l'interscambio di esperienze tra pazienti che possono alimentare la fiducia e ridare al paziente la possibilità di avere una propria progettualità e una propria prospettiva di vita futura. Grazie.